Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Sappiamo bene che ogni voce ha il proprio range vocale e che può cantare dalla sua nota più bassa alla sua nota più alta le canzoni che rientrano in questa fascia. Ma se la melodia di una canzone è troppo acuta oppure è troppo grave, come possiamo fare per cantare ugualmente quella canzone? Cantare in libertà. Se vogliamo comunque riuscire a cantare una canzone che magari non rientra nel nostro range vocale, come possiamo fare? Ascoltiamo il brano e capiamo qual è la nota più acuta che il cantante sta cantando. Facciamo un esempio, la nota più acuta è il Si. Mentre noi sappiamo che cantiamo bene fino al Sol, ad esempio. Quindi noi dovremmo abbassare la tonalità di questa canzone di un paio di toni. Quindi dal Si dobbiamo arrivare che la nota più acuta sarà il Sol, che noi agilmente possiamo cantare. Fatto questo, ovviamente le parti più basse, che prima erano magari comode, saranno forse troppo basse per cantarle. Quindi come possiamo fare? Le parti più basse della canzone, che prima magari erano comode, adesso saranno due toni più basse, quindi magari possono risultare troppo basse per noi e quindi dobbiamo in un certo modo adattarle. Facciamo alcuni esempi. Se vogliamo cantare ad esempio Come saprei di Giorgia, sappiamo che nella nostra tonalità che abbiamo abbassato sarà per esempio così. Come saprei capire l'uomo che sei, come saprei. E quindi magari è troppo bassa e non riusciamo a cantarla bene. In questo caso, anziché farla così com'è, faremo come saprei capire l'uomo che sei, ad esempio. Come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi. Quindi dobbiamo cercare di cambiare la nota più bassa, che magari dove no, proprio non arriviamo, e farla un po' più alta, restando ovviamente nella tonalità della canzone che stiamo cantando. Ovviamente uno può dire, senti, ma io posso cambiare le parti acute anziché cambiare quelle basse o abbassare la tonalità. Io vi consiglio di cambiare la tonalità, perché se noi cambiamo le parti acute e la gente si aspetta che noi dobbiamo fare quello acuto in una canzone, ovviamente sembrerà che noi non ce la facciamo con la voce. Quindi anziché fare ad esempio chiudo gli occhi e vedo te, noi facciamo chiudo gli occhi e vedo te e la abbassiamo. Sembra un po' brutta, cioè la gente dice quello non ce la fa e la canta così. In realtà non è una cosa molto bella da vedere. Io vi consiglio di abbassare la tonalità, adattare le parti basse e renderle più comode, anziché lasciare la tonalità così com'è e magari abbassare gli acuti, perché quelli danno più emozione alle persone e la gente si aspetta che voi li cantiate così come sono. Naturalmente, se canti in una band, devono essere i musicisti ad adattarsi alla tua tonalità più comoda, perché la voce ha un'estensione vocale che è ben specifica, varia da persona a persona, però i musicisti possono suonare ovviamente in qualsiasi tonalità e farlo nel miglior modo possibile. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.